penso che questa fiera e questa città abbiano certamente precorso i tempi, individuando nell'agroalimentare, ma soprattutto nel carciofo, la produzione trainante per poter affermare un'antica tradizione culturale che è quella della buona impresa agricola, oggi certamente rilanciata in campo nazionale ma anche internazionale. Oggi l'Europa punta sulle produzioni di qualità dentro una nuova visione anche dei sistemi di sicurezza alimentare. E allora l'Italia ha un grande futuro, il Mezzogiorno ha un grande futuro. La Puglia e questo territorio straordinario, baciato dalla fortuna, hanno un grande futuro. Dentro anche una nuova idea di impresa agricola che fa sintesi, costruisce reti, si consorzia per affermare sempre di più la qualità del Made in Italy e del Made in Puglia in Europa. Con questa organizzazione dobbiamo dimostrare sempre più che i GAL e il GAL da Onofantino sono delle agenzie di sviluppo di un territorio, quindi non solo programmazione, non solo PSR, ma svolgere anche delle attività che contribuiscono a valorizzare il territorio. Le fiere devono attrarre anche su alcuni temi importanti. E quest'anno si parlerà della programmazione, perché stiamo alla chiusura della programmazione 2007-2013 e stiamo alle porte della nuova programmazione 2014-2020. Con l'augurio e l'auspicio che questa parta al più presto, e quindi è chiaro, poi il tema del caporalato, quindi sono tutti temi che chiaramente nell'agricoltura hanno un'importanza fondamentale. L'Università di Bari ha un'antica tradizione riguardo proprio lo studio del carciofo, è una tradizione che è quasi coetanea con la fiera di San Ferdinando e è una tradizione che è di portata internazionale. È un rapporto questo con il territorio non soltanto di San Ferdinando, che ha questo primato di produzione, ma anche quello del Brindisino, che si è consolidato nel tempo, e attualmente continuiamo a lavorare in questa direzione per apportare innovazione a una tipicità del nostro territorio. L'ambiente si coniuga in questo PSR in maniera ottimale con lo sviluppo del settore agricolo e agroalimentare, perché se non rispettiamo l'ambiente in cui svolgiamo l'attività agricola, la nostra produzione agricola sarà di pessima qualità e quindi sarà contaminata. Allora, partendo anche dal rimboschimento, quindi dalla riforestazione del nostro territorio rurale, si potrà anche diversificare l'interesse del settore agroalimentare, perché i boschi, per esempio, possono diventare anche un'attività di diversificazione, quindi i boschi didattici, i boschi ad uso turistico. Ecco, mettere in connessione tutte le nostre peculiarità e le nostre eccellenze del territorio con un piano di sviluppo rurale che va in questa direzione significa esaltare le eccellenze del nostro territorio e dare davvero il colpo finale perché la nostra economia agricola diventi leader in tutto il mondo. La Puglia è una delle regioni in cui si è speso meglio e di più con il ciclo delle risorse europee 2007-2013. Bisogna continuare su questa strada e anzi fare in modo che gli interventi
previsti dal prossimo ciclo delle risorse, quello 2014-2020, siano utilizzate per realizzare pochi ma significativi interventi e soprattutto per realizzare opere infrastrutturali, strade, internet, zone industriali, interventi per la mobilità, perché soltanto così si creano le condizioni per rendere il Mezzogiorno e soprattutto la Puglia più competitiva e soprattutto protagonista di questa stagione di cambiamento ormai in atto nel nostro paese, che io credo porterà, anche grazie alle riforme attuate dal governo Renzi, l'Italia ad essere protagonista di questa inversione di tendenza e di questa ripartenza dell'economia che si avverte non solo nel nostro paese ma anche a livello europeo. Abbiamo tanto da lavorare anche perché abbiamo bisogno anche di creare piattaforme logistiche dove i nostri prodotti possano approdare. Siamo grandi produttori, primi produttori italiani di ortofrutta, però abbiamo la necessità di esportare i nostri prodotti. In quali mercati? Il tema è soprattutto questo, perché quest'anno abbiamo subito l'embargo russo che ha penalizzato fortemente una serie di prodotti italiani e noi dobbiamo cercare altri mercati. Non possiamo sempre arrivare prima a Berlino e poi in altre parti del mondo. Abbiamo bisogno anche di concentrare l'offerta, quindi significa essere più forti e molto spesso anche più autorevoli quando si tratta di andare nei mercati internazionali. Come governo italiano abbiamo messo in campo una serie di misure per la internazionalizzazione. Una porta anche il mio nome e parla soprattutto della internazionalizzazione dell'agroalimentare italiano, soprattutto che va a combattere un fenomeno diffusissimo all'estero dell'Italian Sounding. E partirà a breve. Abbiamo messo in campo qualcosa come 220 milioni di euro solo per questo settore, perché noi vogliamo far conoscere il prodotto italiano, questo prodotto. Tra l'altro qui siamo in terra di San Ferdinando, abbiamo un prodotto che è riconosciuto nel mondo, un prodotto che ovviamente è buono e fa bene alla salute, e questi sono due concetti che noi vorremmo far conoscere quando noi lo presentiamo. Ecco, cominceremo dall'America, cominceremo dal Canada, che sono i due mercati che guardano a noi con molta attenzione, ovviamente senza dimenticare che l'Europa richiede grandi fette di italianità che noi ovviamente gli offriremo. A livello territoriale noi abbiamo pensato di promuovere il binomio di un'alimentazione sana per una vita sana, quindi nell'arco dell'ultimo anno abbiamo provveduto alla distribuzione all'interno delle scuole ogni giorno della frutta del territorio, quindi una frutta a chilometro zero, e quindi promuovendo non solo i prodotti del territorio ma anche stimolando gli alunni di tutte le scuole pubbliche al consumo della frutta fresca quale elemento essenziale per una vita sana. Nell'arco di un anno abbiamo distribuito oltre 1600 quintali di frutta all'interno di tutte le scuole, lo abbiamo fatto anche durante tutto il periodo estivo portando la frutta in spiaggia, e qui abbiamo avuto una forte collaborazione con il comune e con i lidi del comune di Margherita di Savoia, quindi riteniamo che queste attività siano fondamentali per la promozione e per migliorare anche la commercializzazione del prodotto. Noi siamo in attesa dell'emissione dei nuovi PSR per capire quanto questi possano essere utili alle imprese locali. Siamo in attesa della pubblicizzazione di alcuni brevetti fondamentali dell'Università di Foggia che consentirebbero al carciofo fresco di essere esportato anche fuori dal territorio nazionale.
carciofo deve essere iscritto nel gruppo dei superfood. In effetti nei nostri elenchi di superfood abbiamo visto che il carciofo ancora non c'è. Ed è un nostro obiettivo proprio qui di San Ferdinando creare questo collegamento con i superfood per il carciofo. L'altro punto fondamentale è che il carciofo era ed è noto per la vecchia pubblicità sul Cinar, sulla Cinarizzina, bellissima, antistress, no, contro il logorio della vita moderna, ma in realtà ha delle prerogative e delle caratteristiche molto migliori e molto superiori all'antistress. Ha delle caratteristiche di diuretico, di lassativo, di regolarizzatore della motilità intestinale e quindi con tutte queste sue prerogative legate al potere di inulina, di sali minerali e di fibre che contiene, con tutte queste caratteristiche merita a pieno titolo di essere considerato anche nell'ambito degli alimenti del benessere e dei cibi più sani che noi abbiamo. È importante mangiare sano, mangiare prodotti della nostra terra, a chilometro zero possibilmente, o almeno prodotti di prossimità, ma prodotti di qualità, che non abbiano processi molto particolari, non ci siano molte procedure e fasi di trasformazione. Il GAL si impegna da sempre a valorizzare questo tipo di produzioni, soprattutto con i progetti di cooperazione. Il problema è trovare giusti interlocutori nel governo di Roma a questo punto, ma soprattutto al di là di quello che può fare il governo italiano bisogna capire che la dimensione di questo fenomeno non è più una dimensione legata soltanto né alla Puglia né al Mezzogiorno d'Italia né all'Italia, qui è un problema che riguarda proprio la tenuta dell'economia agricola europea, quindi io credo che bisognerebbe premere affinché ci sia un intervento da parte della politica agricola comunitaria. Se gran parte dei capitali che muovono il settore del l'agroindustria sono legati a questo fenomeno, quindi al controllo delle forze lavoro, evidentemente è un problema che non può essere trattato come se fosse un'anomalia del Mezzogiorno. È un fenomeno, quello del caporalato, che va combattuto con forza, stigmatizzato, contrastato con buone prassi amministrative, con controlli severi. Deve essere però inquadrato in quanto tale, ecco, perché molto spesso con il tema del caporalato si confonde il lavoro nero, si confonde il lavoro familiare nelle aziende, quindi diciamo che quello poi diventa lo schermo attraverso il quale guardare tutto, con non pochi danni per la nostra immagine come regione e per l'immagine dei tanti agricoltori onesti che coltivano la terra col sacrificio personale e con quel rapporto etico con i propri dipendenti che contraddistingue anche un po' il carattere di noi pugliesi, che abbiamo nell'accoglienza e nella correttezza, credo, un carattere distintivo che mi pare importante far valere. Come amministrazione comunale con la Giunta siamo impegnati costantemente per accrescere l'economia del nostro territorio. La nostra economia si fonda sull'agricoltura e faremo di tutto per fare in modo tale che i nostri prodotti vadano sulle tavole dell'intera Italia e dell'Europa. Siamo contenti, siamo felici che la città, il territorio, gli onorevoli che sono venuti a trovarci ci danno buona speranza che questo paese, la nostra agricoltura, possa progredire per rendere più economicamente sostenibile la vita dei nostri cittadini.